Ci siete? Eccoci. Allora, buonasera. 29 aprile 2020, dati, il totale test effettuati in Liguria dall'inizio della crisi sono 47.220. Nella giornata di ieri 1.501, quindi prosegue il trend di test sopra i 1.500, quindi come avevamo promesso stiamo aspettando un'ulteriore macchina per aumentare ancora il volume. Sto parlando solo di test molecolari, quindi quelli ammessi dall'Istituto Superiore di Sanità per il conteggio effettivo dei dati Covid, mentre i test molecolari, quei test sierologici continuano ad andare avanti, come sapete. Su molti settori della nostra regione. I positivi in Liguria crescono di 47 casi, 5.166, divisi 838 Savona, 353 Spezia, 924 Imperia, Genova 3.046, 5 in fase di verifica per l'attribuzione alla città di competenza, per un totale appunto di 5.166. Un'altra buona notizia, come vedete, il numero dei contagiati resta in flessione più o meno fissa, secondo percentuali che nella media settimanale sono circa uguali, meno 32 i ricoverati ancora nei nostri ospedali, cala ancora, le terapie intensive arrivano a 70, quindi sulle 200 approntate nel momento di crisi oggi ce ne sono 130 libere, abbiamo di fatto quasi un terzo, diciamo, di terapie intensive occupate, così come cala ancora il numero complessivo degli ospedalizzati che sono 767, circa la metà di quanto avevamo nel momento di picco. In ASL 1 sono 137 con 9 terapie intensive, 5 in meno, quindi cala anche sensibilmente la pressione sull'estremo ponente della nostra regione. ASL 2 166, 9 meno 2, il Policlinico San Martino 10 pazienti in meno, 156, 21 terapie intensive, l'Evangelico 28 con 2 in persone in rianimazione, quindi meno un paziente, Galliera 100 con 2 terapie intensive, sale di 5 unità, al Gaslini restano 5 persone al momento sotto osservazione, l'ASL 3 globale ne ha 109, 15 terapie intensive, 11 pazienti in meno dei giorni passati, l'ASL 4 56, 4 terapie intensive, 1 in meno. L'ASL 5, 60 persone ricoverate, 8 terapie intensive, 7 in meno degli scorsi giorni. Al domicilio, cioè le persone che hanno sintomi Covid ma non hanno bisogno per fortuna di ricovero ospedaliero, sono 2.809, 37 più di ieri. Clinicamente guariti, ovvero asintomatici positivi a domicilio, sono 1.590, 42 in più di ieri. Con il doppio test consecutivo negativo, parlo di test molecolare, l'unico ammesso per la pronta guarigione, sono 1.571, 59 più di ieri, quindi direi che anche i dati dei guariti cominciano ad avere una loro consistenza numerica importante. In Liguria sono 1.946, calano quindi le sorveglianze attive al domicilio. Le schede decessi oggi sono solamente 11, 11 di troppo, ovviamente le condoglianze alle famiglie, ma rispetto ai numeri importanti delle settimane passate o anche dei giorni passati, sono almeno 2 giorni che la curva dei decessi fortunatamente si è molto appiattita. Sono dati che, come dire, ci confortano sul fatto, come diciamo da tempo, che nonostante l'epidemia sia ancora in corso, evidentemente sta mollando un po' la presa come numeri sul nostro territorio, regionale. Debbo dirvi che oggi ho incontrato in via ovviamente, remota i sindaci della città metropolitana di Genova, i sindaci del Savonese.
due delegazioni scelte secondo i criteri di responsabilità e di rappresentatività dalla loro associazione, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani ANCI. Abbiamo fatto il punto sulla situazione e ovviamente abbiamo spiegato la situazione delle ordinanze, il fatto che riteniamo che siano assolutamente legittime le nostre ordinanze, che nelle giornate del fine settimana ovviamente aggiorneremo il quadro normativo tra decreto del governo che entra in vigore la notte di domenica e le nostre ordinanze, in modo di cercare di dare un impianto di diritti e di doveri ai cittadini che sia sufficientemente chiaro per superare questa fase di transizione che necessariamente rappresenta alcuni elementi di caos, come tutte le fasi di cambiamento, ma che cercheremo di rendere il più ordinato possibile. Abbiamo anche questa mattina in conferenza delle regioni con il Ministro degli Affari Regionali Boccia rivendicato ovviamente il diritto dovere delle regioni di emettere proprie ordinanze per applicare le linee guida nazionali a territori tanto diversi. È una linea sostenuta evidentemente da tutti i governatori di qualsiasi colore politico e di qualsiasi latitudine della nostra penisola, dai governatori del sud ai governatori del nord, e d'altra parte ordinanze differenti rispetto al dettato normativo nazionale, rispetto al decreto del Presidente Conte, sono state messe un po' da tutte le regioni, dalla Puglia del Presidente Emiliano alla Toscana del Presidente Rossi, alla nostra Liguria, alla Emilia di Bonaccini, al Veneto del Presidente Zai, al Friuli di Fedriga, alla Lombardia del Presidente Fontana e molto altro ancora. Quindi direi che il concetto chiaro che la Conferenza delle Regioni ha rappresentato al Governo è che riteniamo, per avere un giusto trattamento per le nostre imprese e i nostri cittadini, di poter applicare in autonomia alcuni dei principi che il Governo stesso pone. Ho incontrato anche oggi alcune categorie economiche con cui abbiamo cominciato a ragionare ovviamente della fase 2, in particolare del turismo. Mi auguro che presto si possa avere anche dal governo un calendario su questo. Abbiamo incontrato anche il ministro Speranza, con cui stiamo sempre per la fase 2 ragionando ovviamente sugli indicatori e il cosiddetto cruscotto di controllo, cioè quelle spie che ci devono avvertire se cambia il quadro epidemiologico nel nostro territorio e quindi prendere provvedimenti di conseguenza. Ne stiamo ancora evidentemente ragionando, è un dato molto tecnico, ma questo per dire semplicemente che i dati che si leggono sui siti del Ministero, dell'Istituto Superiore di Sanità e di Protezione Civile sono dati forniti da Regione Liguria e quindi, sia pure modificati e lavorati in aggregazioni che siano utili a diversi scopi dai nostri statistici, epidemiologi e scienziati, si tratta sempre del stesso macroaggregato dei dati. Questo, come dire, per complottisti e retroscenisti sul numero dei decessi e cose di questo genere. Direi che la giornata per il momento finisce qua. Domani tornerà a riunirsi la Conferenza delle Regioni per analizzare molti punti. Ci auguriamo ovviamente che lo schema di aperture possa continuare ed anzi accelerare. Molti di noi, e la Liguria in testa, hanno fatto presente al governo di avere esigenze territoriali importanti in termini di riaperture e di regole da dare perché le si possano fare. Ci auguriamo che sia un lavoro proficuo di qua al fine settimana, quando il 4 finalmente, non solo in Liguria e nelle regioni che hanno fatto ordinanze, ma in tutta Italia, si aprirà una fase nuova, e speriamo che quella fase nuova possa anticipare le varie categorie, così come le ha dichiarate il Presidente Conte nella sua conferenza stampa, ma non disperiamo che alcune, come dire, passi avanti significativi possano essere fatti, anche per categorie al momento previste molto in là nel tempo. Sonia Viale, poi l'assessore Gianpedrone vi dirà lo stato delle mascherine, perché da lunedì sono obbligatorie in tutto il Paese per volontà del Governo in alcune situazioni specifiche. Noi continuiamo la nostra distribuzione, poi il sindaco Bucci per appunto i sindaci che stiamo incontrando in tutta la Liguria.
Buonasera. Venerdì scorso avevo anticipato una decisione del Dipartimento interaziendale materno-infantile sulla possibilità per i neopapà di assistere al parto. E quindi da quel momento tutti i vari punti nascita si sono messi all'opera per attuare le linee e da domani, volevo dire che grazie a questa indicazione del DIAR, anche all'ospedale policlinico San Martino sarà concesso l'ingresso in sala parto ai papà che ne fanno richiesta, quindi una bella notizia positiva. E un'altra buona notizia per i celiaci, in quanto dal 1 maggio il buono celiachia diventa elettronico. Questa modalità era già presente in altre regioni, ci stavamo lavorando da tempo perché era complessa la possibilità di poter spostare sul dematerializzato questo buono che viene dato, perché è un LEA, a tutte le persone affette da celiachia. E devo dire che insomma abbiamo un elenco importante di luoghi dove possono essere acquistati con questa modalità, oltre che in tutte le farmacie. E devo dire che insomma dovrebbe apparire adesso una slide in cui c'è una sintesi, ma in un comunicato stampa molto articolato diamo anche l'elenco di tutti i numeri telefonici delle ASL dove rivolgersi, in quanto ad ogni persona dovrà essere assegnato un PIN e poi basterà avere la tessera sanitaria da esibire alla cassa, quindi non avranno più valore i buoni cartacei. E per quanto riguarda un altro diciamo aspetto sempre molto importante della nostra regione, cioè la situazione delle nostre residenze sanitarie, continua un monitoraggio attento, scrupoloso da parte del nostro task force dedicata alle residenze sanitarie ligure, con un monitoraggio attento e con una verifica puntuale da parte del gruppi audit nelle varie strutture più critiche. Oggi vi è stata una criticità in una residenza sanitaria a Casella, provincia di Genova, e questa criticità ha comportato la necessità di trasferire le persone, gli anziani lì ospitate, in altre residenze dedicate esclusivamente a Covid positivi. Certamente queste realtà così piccole del nostro territorio ligure hanno e presentano in alcune situazioni delle criticità, delle difficoltà nel gestire casi complessi, anche la mancanza di spazi, la difficoltà di fare degli isolamenti all'interno, e tutto questo insomma dovrà essere anche oggetto di una riflessione, un ripensamento rispetto alla nostra rete e alla presenza delle residenze sanitarie sul nostro territorio ligure. Già avevamo fatto un approfondimento con la terza parte della riforma della sanità ligure, la parte dedicata alla legge sulle autorizzazioni e l'accreditamento delle strutture, e avevamo fatto anche licenziamento di un manuale autorizzazione e accreditamento che sicuramente per questa emergenza avrà bisogno di alcuni accorgimenti, ma ci tengo sempre a tenere tutti, diciamo ovviamente chi è in ascolto, e anche per segnalare che è chiaro che dobbiamo attrezzarci. Abbiamo attrezzato la rete ospedaliera ed è stata all'altezza della situazione, dobbiamo anche attrezzare dei luoghi che dovranno continuare ad ospitare i nostri anziani e dovranno essere adeguatamente preparati e strutturati. Buonasera. Un rapido aggiornamento rispetto alla nostra distribuzione di mascherine. Siamo ormai al termine con la consegna gratuita da parte di Poste Italiane. Vi ho detto ieri sera che stiamo facendo qualche giorno di recupero con 100.000 mascherine che abbiamo messo in più, quindi 2.100.000 totali per situazioni di mancate consegne, vie saltate, caseggiati saltati. Oggi sono arrivate circa in totale, da quando abbiamo aperto la mail, segnalazioni mascherineliguria@gmail.com, circa 800 segnalazioni, sono tutte girate a Poste Italiane, che fa
e compie una verifica, una controverifica rispetto alla segnalazione e nel caso provvede. Oggi abbiamo deciso la modalità invece di distribuzione della prima parte del milione di mascherine che metteremo in campo a partire da, e questa è già una notizia, mercoledì 6 maggio. Da mercoledì 6 maggio presso tutte le farmacie della Liguria, quindi la prima nuova distribuzione avrà il canale delle farmacie, i cittadini residenti in Liguria potranno ritirare una confezione da due mascherine in farmacia con il codice fiscale e la tessera sanitaria. Questo vale per la prima tranche da 250.000 confezioni, quindi 500.000 mascherine, l'altra tranche decideremo poi come distribuirla a partire dal lunedì successivo, quindi dal lunedì 11. Direi che questo è il primo passo rispetto a una decisione che arriverà peraltro a valle di quello che è la decisione del provvedimento del Governo, cioè quella del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prevedere nei luoghi al chiuso e in tutte le attività, come dire, legate a situazioni, diciamo, di pubblico servizio per quanto riguarda il trasporto delle persone, l'obbligo della mascherina, e quindi con un aumento della necessità delle persone che abbiamo rappresentato anche oggi al Governo, deve essere un aumento che trova un'adeguata corresponsione, come dire, di mascherine, di numero di mascherine, o da parte dello Stato oppure da parte del libero commercio a quel prezzo calmierato che però vediamo ancora delle difficoltà. Il Presidente vi ha detto che stiamo lavorando a adattare evidentemente la nostra ordinanza, che ha già consentito una serie di attività questa settimana, che consente una serie di attività fino al 3 maggio. Qualcuno ci chiede: ma dal 3 maggio in poi queste attività saranno ritirate? Assolutamente no, anzi saranno riadeguate al nuovo DPCM. Abbiamo annunciato oggi una delle attività che stiamo come dire, lavorando per consentire dal 4, cioè quella di poter andare a fare la spesa all'interno del territorio provinciale del comune di residenza dei Liguri in qualsiasi esercizio commerciale. Questo perché ci sembra un adeguamento doveroso che rispetto ad altre situazioni che abbiamo consentito possa evidentemente andare incontro alle esigenze di molti cittadini che ci chiedono questo tipo di situazione. Ovviamente fatto in sicurezza, con trasporti in macchina come da norme vigenti, si fa la spesa e si torna a casa nel proprio comune di residenza. Questo comunque sarà poi tema dei prossimi giorni, non escludo che ci siano anche altri aggiustamenti, altre valutazioni che stiamo via via valutando, e credo che questo sia quanto per il momento rispetto agli aggiornamenti. Vi do un'ultimissima come dire, notizia, è quella dei nostri ragazzi volontari di protezione civile che hanno nel frattempo ritirato le 500.000 mascherine FFP2 all'aeroporto di Malpensa, sono in rientro, da domani saranno in disponibilità per una quota di attività produttive, per una quota di comuni e servizi essenziali e per una quota di medici e sanità, evidentemente, che non deve mai venire meno, sono la prima delle considerazioni nella distribuzione di questa tipologia di mascherine. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera, allora un aggiornamento sui dati sugli spostamenti. I dati di ieri sono praticamente esattamente uguali ai dati di lunedì, quindi vuol dire che nonostante le aperture il flusso e gli spostamenti in città è rimasto costante. Questa da un lato è una buona notizia, nel senso che non è aumentato, dall'altro lato è una notizia che dice che non facciamo progressi, anche perché oggi pomeriggio, se devo essere estremamente sincero, ho ricevuto moltissime segnalazioni di gente a passeggio in Corso Italia, ecco, anche se Corso Italia in effetti non è stata ancora aperta da questo punto di vista. Quindi dobbiamo controllare un pochino meglio la situazione e chiedo di nuovo ai genovesi di continuare ancora per un po' questi sacrifici, perché come sappiamo è il modo migliore che abbiamo per levarci di torno a questo virus e ritornare a una vita normale. Per cui occhio agli spostamenti, usciamo soltanto se dobbiamo andare a lavorare, se abbiamo motivi sanitari o se dobbiamo andare a fare la spesa. Volevo parlare dei tavoli di lavoro che abbiamo
che abbiamo costantemente in attivo. Abbiamo un tavolo di lavoro sul commercio gestito dall'assessore Bordilli, che sta programmando tutte quelle iniziative di cui abbiamo parlato anche ieri pomeriggio in Consiglio Comunale, per aiutare i commercianti, e soprattutto parlo dei ristoratori, di quelli che hanno ristoranti o fast food, eccetera, con le piazze aperte, come dicevamo l'altro giorno, con il fatto di poter mettere i tavolini sulla strada, nel delimitare le aree. Ovviamente questo sarà tutto gratuito, noi ci prendiamo le spese di costruire queste piazze per far sì che si possa avere un posto dove recuperare i coperti che non si possono fare all'interno del proprio ristorante. Quindi stiamo lavorando molto su questo, stiamo lavorando anche sulla mobilità. Il tavolo di lavoro è gestito dall'assessore Campora. Oggi è arrivata un documento ufficiale da molte associazioni di Genova che parlano di mobilità sostenibile, mobilità verde, mobilità in bicicletta. Ci sono molti suggerimenti, ovviamente il tavolo li sta prendendo tutti in considerazione. Stiamo decidendo anche un supporto economico che daremo a tutti quelli che compreranno nei prossimi giorni una bicicletta normale o una bicicletta col motore elettrico o un motorino elettrico. Per questo, perché vogliamo assolutamente facilitare tutti quanti in questo passaggio che la città deve fare, vuole fare, ed è un'occasione questa per farlo alla grande, questo passaggio ad una mobilità veramente sostenibile. Stiamo pensando a tante iniziative, alcune magari anche un po' drastiche, però voglio assicurare la città e i cittadini che ci stiamo lavorando. Abbiamo molti suggerimenti dai cittadini e c'è grosso interesse da parte dei cittadini per fare un qualcosa che sia veramente importante. Per cui ulteriori notizie arriveranno nei prossimi giorni, sappiate che c'è tanto lavoro in corso e chi vuole partecipare è pregato ed è favorito nel mandare le proprie idee. Aggiungo che ci sono anche lavori in corso per quanto riguarda ovviamente la mobilità sugli autobus, sul trasporto pubblico locale. Stiamo lavorando anche con le altre città, grosse città d'Italia, le altre metropoli e città metropolitane per condividere quelle che sono le manovre che porteremo sul trasporto pubblico locale. Stiamo lavorando anche a livello ANCI, oggi ho passato almeno 3 ore a contatto con tutti i presidenti delle città metropolitane, i sindaci di città metropolitane e i presidenti delle ANCI regionali, perché stiamo finendo un ulteriore passaggio nelle domande che faremo al governo. Si parla di 3 miliardi, noi vogliamo almeno arrivare ai 4,5, che verranno distribuiti a tutti i comuni in funzione del numero di abitanti e di alcuni parametri che oramai sono concordati fra tutti. Quindi questo dovrebbe essere il modo con cui noi recuperiamo le spese mancanti che abbiamo dalla mancanza di biglietti sulla MT, le spese che abbiamo per i vantaggi che vogliamo dare in termini di risparmio per la Tari, però lo possiamo fare soltanto se abbiamo queste entrate dal governo, e anche per quanto riguarda le attività del Carlo Felice, dei teatri nazionali, di tutti gli spettacoli e tutta la parte culturale che oggi soffre il fatto di dover rimanere chiusa. Quindi ci aspettiamo questi contributi dal governo e stiamo lavorando alacremente con l'ANCI. Sul ponte oggi non dico niente perché abbiamo già detto troppo in questi giorni, sappiate che oggi stanno già lavorando per fare gli ulteriori lavori e poter aprire a luglio. Grazie a tutti. No, lo dici te. Ho dimenticato una cosa importante, stiamo lavorando molto sul diporto e sulla nautica da diporto. Abbiamo concordato molte iniziative con le altre regioni, con tutti i 7.000 km di coste che ci sono in Italia. Vogliamo dare un documento ufficiale da suggerire al governo con tutte le norme tecniche che dobbiamo utilizzare per poter usufruire del mare attraverso la nautica da diporto. Una cosa molto importante per noi, non solo per chi la pratica, ma anche per il turismo. Garantire la nautica da diporto quest'estate vuol dire avere un grosso vantaggio dal punto di vista turistico, con tutti i benefici economici per la nostra regione. E d'altra parte, stare su una barca con il proprio nucleo familiare non credo che incida più di tanto sulla R della regione. Buonasera.
Il ministro Boccia ha lanciato l'avviso della possibilità di impugnare le ordinanze che non saranno in linea con il decreto del governo. Volevo sapere se questo avviso riguardava anche la Liguria e se ci sono state... Riguarda sicuramente anche la Liguria, ma riguarda anche quella del suo segretario politico Zingaretti, del presidente della conferenza delle regioni Bonaccini, del governatore Emiliano e poi del Veneto, del Friuli. Forse se il ministro degli affari regionali si rendesse conto che la maggior parte delle regioni con colori politici molto diversi hanno scelto una strada, diciamo, di applicazione lievemente difforme da quanto ha deciso il governo nazionale, si renderebbe conto che a essere fuori strada probabilmente il governo, non sono le regioni, visto che rappresentano la maggior parte dei cittadini di questo paese. Dopodiché ne abbiamo discusso oggi, abbiamo rivendicato non solo la possibilità ma la assoluta necessità che le regioni tornino ad esercitare i loro poteri di ordinanza legislativa ed amministrazione, perché applicare regole uguali a territori diversi produce ingiustizia. Pretendiamo dal governo il rispetto costituzionale che viene attribuito alle regioni. Abbiamo anche firmato un documento con tutti i governatori di centrodestra d'Italia, a partire dal Veneto di Luca Zaia per arrivare fino alla Sicilia di Musumeci, quindi tutte le regioni che sono maggioranza nel Paese, chiedendo di ripristinare al più presto la Costituzione repubblicana, che prevede nel suo titolo quinto poteri delegati alle regioni, poteri delegati allo Stato e una potestà legislativa concorrente da concordare insieme. Quindi non credo che ci sia nulla da impugnare, le regioni non hanno impugnato un decreto legge, quello di marzo, il 19-20, che per molti aspetti a mio avviso aveva profili di incostituzionalità e di illegittimità. Eviterei, fossi il governo, anche solo di immaginare provvedimenti di tipo analogo verso le regioni. Signori, buona serata. Come ha detto il sindaco Bucci, a nome di tutti i sindaci della Liguria, in casa, perché come dire, la fase 2 è una fase lunga, complessa, che andrà avanti solamente con un comportamento responsabile di tutti i cittadini. Buona serata.